Bentornati, allora eccoci nello studio della cronaca in diretta. Parleremo di ombelichi, ci sono ombelichi importanti, sensuali, conturbanti come gli ombelichi delle danzatrici del ventre, si parla anche di ombelico del mondo, ma non parleremo né degli ombelichi delle danzatrici né dell'ombelico del mondo, cercheremo più modestamente, ma la cosa comunque è molto importante, curiosa e divertente, parleremo dell'ombelico d'Italia. Qual è il centro che rappresenta il vero ombelico dello stivale? Voi direte che ci importa, come che ci importa? È importante saperlo, soprattutto per chi crede di vivere nel centro d'Italia, e poi è importante dal punto di vista del prestigio e dal punto di vista turistico. C'è un problema, in Italia sono problemi di tutti i tipi in questi casi, ci sono due centri che ritengono di essere il centro e vogliono escludere l'altro mettendo tu sei la periferia. Dunque i due centri sono Rieti, ci collegheremo fra poco con Rieti, e Antrodoco, dove c'è per noi Gianfranco Agus. Gianfranco, ciao, ben rivisto, sei nel centro d'Italia allora secondo i tuoi ospiti. Alessandro, buon pomeriggio. Evviva! A te e a tutti i nostri spettatori, l'applauso che ci sta giungendo è quello degli antrodocani dalla chiesa di Santa Maria Extramenda del XII secolo ad Antrodoco. E io vicino a me, Alessandro, come primo intervento proprio il sindaco, il dottor Maurizio Faina, che a proposito di questo centro di cui tu hai parlato vuole dire qualcosa e forse ringraziare la RAI che oggi è qui. Sindaco. Io ringrazio Rai 2 che è qui ad Antrodoco. Se, ecco, una puntualizzazione, se Cronaca in diretta ha dato la linea ad Antrodoco, il centro, anche la Rai sa che è Antrodoco. No, allora, no, è stato questa, un caso, abbiamo giocato con i bussolotti, con i dadi. Questa, non è una prova quel fatto di essersi collegati prima con Antrodoco, e poi quelli di Rieti che ci dicono, se no, abbiate pazienza. Senti, par condicio, par condicio. Alessandro, sì, proprio per la par condicio io devo dire che il sindaco è stato un po' un birichino, perché ma mi chiedeva prima della trasmissione, ma chi danno la linea prima? Io ho detto sicuramente a Rieti. Quando ha sentito Antrodoco, vede, anche Alessandro Cecchipaone ha detto, sa che il centro siamo noi. Sindaco, questa è una cosa sua arbitraria che ha fatto. Io ne sono più che convinto che voi sapete questo, quindi ecco, Antrodoco è il centro d'Italia. È il centro d'Italia. Alessandro, questa è l'indicazione del sindaco. Io poi qui alla mia sinistra ho il professor Giuseppe Cardellini, che storico locale e anche uno scrittore. Professore, ci dica il chilometraggio. Il chilometraggio dal Tirreno sono 120 chilometri, dall'Adriatico sono 120, poi dal nord sono 700 e dal sud sono 700. Come potete vedere, indubbiamente il centro perfetto d'Italia è Antrodoco. È Antrodoco. Ci sono anche dei riferimenti storici, è vero? Ci sono dei riferimenti storici. Noi abbiamo lo storico per eccellenza della nostra cara provincia di Rieti, dei Sabini precisamente, lo storico Marco Terenzio Varroni, il quale nella sua antichità riferisce che i Sabini avevano un lago, qui il lago Velino, dove c'era un'isola natante e quest'isola natante era considerata l'Obelicus Italia. Indubbiamente per noi questa isola era precisamente qui ad Antrodoco. Si è fermata qui ad Antrodoco. Grazie. Soprattutto in questa chiesa, che in questa chiesa è stata costruita sul tempio di Diana. Benissimo. È una riprova ancora. Non sarà per riprova, va bene. Allora, anche per professore qua Gianfranco, centro, fermati. Sì, Gianfranco, passando. La par condicio mi impone, con sguardo neutro e chiarendo che io non propendo né per Antrodoco né per Rieti, ma con sguardo vacuo, sono pronto a sentire il responso dei geografi. Do adesso la linea a Rieti, che ha ugualmente tutte le carte per difendere la sua ombelicalità, se mi consentite questo termine, che posso consentirmelo, Armando, che dici? Sicuramente, sicuramente. Ciao. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti, salve, ciao a tutti. Sì, ombelicalità mi piace, anche perché è un nuovo neologismo. Devo dirti che qui in effetti a Rieti, in piazza San Rufo, siamo sotto la targa dove è scritto, come potete vedere, Umbilicus Italiae, e cioè appunto ombelico dell'Italia. E quando ascoltavamo i signori di Antrodoco esprimersi nelle loro affermazioni, qui a Rieti il tutto veniva accompagnato da sonore e fragorose risate, nonché frasi di commento di vario tipo, di cui ora io vi darò conto. Il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha innanzitutto un detto
Alberto, con il quale avrebbe voluto aprire questa singolare tenzone, come tu hai chiamato, che io trovo esattamente opportuno. Lo dice questo, se la sente o... Sì, sì, allora lo simpaticamente dico. Per gli amici di Antrodoco, sì. A Rieti c'era un detto antico che suonava pressoché così: Iddio ti guardi dall'acqua, dal fuoco e dalla gente di Antrodoco. Eccoli, e abbiamo con questo aperto la contesa ufficialmente. Ora, invece, dal punto di vista storico abbiamo attendibili personaggi e voglio dirvi anche una cosa subito qui in apertura di trasmissione, che la contesa non è solo tra Rieti ed Antrodoco, bensì c'è un terzo incomodo che reclama il centro d'Italia, anch'esso con documenti storiche, geografiche e citazioni, e sono gli esponenti, è il paese, di Città Ducale, per cui daremo poi voce anche a loro. Ma per rispondere ad Antrodoco dalla parte di Rieti, il signor... Non... Sì, Alessandro. Quindi praticamente diciamo che il maggioritario e il bipolarismo non funzionano neanche su questa vicenda, c'è anche qui un centro. Esatto, un terzo polo. Addirittura qui salviamo anche il 5%, perché c'è un unico rappresentante di Foligno il quale reclama non di essere il centro d'Italia, bensì, udite udite, il centro del mondo. Beh, esagerate. Formichetti vorrebbe controbattere a ciò che è stato detto ad Antrodoco. Prego. Certamente, mi pare che i documenti che abbiamo qui in questa piazza siano la testimonianza di una tradizione per la quale credo ci dobbiamo essere tutti concordi. Certo, è una cosetta simpatica questa, perché mi ricorda quanto avveniva nel 600. Nel 600 c'erano gli spagnoli che invadevano l'Italia e Tassoni scriveva La secchia rapita, ecco. Mi sembra che siamo a questo livello, con molta simpatia nei confronti di tutti. Questo però perché sa che il centro è Rieti. Ma certamente. Tiri fuori, mentre lei fa così giustamente lo sportivo, e mi piace questo suo atteggiamento, il documento che ha portato. Un documento che ho riservato dentro questa borsa preziosissima, e che è un manoscritto, ecco. Manoscritto del 700. Cioè vorrei dire ad Antrodoco, ecco, che noi cominciamo a produrre i documenti. Cominciamo i documenti, perché è inutile che facciamo chiacchiere. Certo. Ecco, le chiacchiere poi non hanno molto senso, anche perché stanno a zero, certo, anche perché io credo che poi sia importante stabilire se questa tradizione ha un senso, cioè la leggenda a volte dà più importanza ai fatti che la storia vera, certo. Perché probabilmente la storia vera, qui dovremmo starne a discutere, e ci sono gli amici, dopo, gli amici di Città Ducale, che probabilmente ci racconteranno delle cose interessanti, suffragate forse, vedremo. Da altri documenti. Comunque, vediamo il fatto è che qui c'è questo documento in cui si dice, eccolo qui, te lo faccio vedere alle telecamere, ecco, Reate Italie Totius Umbilicus, e col medesimo titolo, e va avanti, ma addirittura questo autore, autore reatino del Settecento, uno storico illustre, Loreto Mattei si chiama, sì, l'ha detto, ecco, racconta addirittura, dà degli estremi di ordine tecnico, addirittura, sì, certo, dice le distanze in gradi, prima l'abbiamo visto, facevo vedere agli amici di Città Ducale, sono rimasti un po' sorpresi a dire la verità, ma io credo che non sia il caso di stare a misurare, anche perché poi le misure di quel signore con i baffi sicuramente sono quelle più precise, ma ritorniamo sul discorso della filologia, perché sarebbe interessante. Toglierla sarà difficile. Armando, sì, Alessandro. Mi sta venendo in mente che una volta si diceva che l'Italia era il paese dei mille campanili, invece è adesso il paese dei mille ombelichi. Dei mille ombelichi. Non so se ci abbiamo guadagnato o perso. Sentiamo la replica di Antrodoco. Bene. A Gianfranco Agus, vai Gianfranco. Allora Alessandro, grazie della linea. Io qua ho proprio il sindaco che vuole fare una replica, mi sembra. C'è stata una strofetta che qui ha fatto scattare un applauso agli antrodocani. Allora, sindaco. Ma probabilmente il sindaco Cicchetti ha sempre dello spirito con sé. Fermo restando che quello che dicono loro della targa esposta a Piazza San Rufo è un fatto non reale, cioè messa dai reatini in quel posto, ma nulla di fatto e nulla storico che giustifica questo. Grazie sindaco, io adesso passerei al presidente degli Stati Uniti, non è ecologici, non è Clinton, non è Clinton, ecologici, c'ha questo bel barbone, allora, come si chiama lei? Io sono Calcaterra e oggi 6 marzo 1995 dichiaro Antrodoco prima centro d'Italia, per diventare realisticamente qualcosa. Lo dimostreremo
non con le chiacchiere ma con i progetti del futuro.